convegno, forse il giorno stesso, il maledetto giorno del funerale, perché vedere una Perugia così commossa, così trasversale per generazioni, per orientamenti politici, culturali, sia quel giorno del funerale, ma poi nei giorni in cui si è parlato molto della scomparsa di Paolo, ci ha un po' tutti impegnato, no? A fare qualcosa, non lasciare il ricordo soltanto nella singola persona, ma cercare di fare qualcosa. Dai, è sempre venuta di fronte ai giorni. Chi ha conosciuto Paolo Vinti sa che era una persona che ti poteva fermare in centro chiamandoti per nome, cognome, ricordandoti chi erano i tuoi genitori, che cosa facevi, dove andavi, aveva una memoria incredibile. Era una persona limpida, trasparente e dava un po', rifletteva quello che tu eri e quello che ognuno che l'ha conosciuto era. Per me Paolo è questo, è uno specchio, insomma, è la capacità di farti fermare in un mondo che è molto frenetico, che è veloce, e farti riflettere con un pessimo gioco di parole su te stesso, ma anche su quello che è intorno. Le reclamazioni di Paolo sono leggendarie, come avrebbe detto lui, e non lo so, cioè, Paolo è stato veramente un amico, oltre che un compagno, politicamente parlando e nel senso etimologico del termine, uno che veramente ci potevi condividere il pane. L'idea nasce semplicemente da queste considerazioni che ho fatto prima, la mattina con Stefano Boccioli, Marina Bonne, tramite Andrea Cernicchi, l'assessore, volevano fare una targa, mi hanno chiesto ma c'hai qualche idea? E la prima cosa che mi è venuta in mente è quella di uno specchio, per le considerazioni che ho detto prima.